Allora, adesso passiamo la parola a Orazio, il quale ci ragguaglierà sulle denunce che abbiamo testé presentato, cioè oggi giorno 15 di gennaio 2016, 2768, 17, scusi, 2768 a Burbe Condita, che è il nostro faro. Esatto, la nostra datazione precisa. Allora, ecco qua, questo è il testo della denuncia, non si vede molto bene perché siamo un po' lontani, sì, lo so. Però eccolo qua. No, no, gli amici immaginano, poi tanto lo vedranno su Alba Mediterranea, lo vedranno oltre a questo nostro video, se vanno su Alba Mediterranea, dove le cose sono scritte, troveranno anche questa denuncia. Allora, querela contro Virginia la cattolica, diciamo così, va, la sindaca virginale che Roma si è data. No, la quale, facciamo il commento, la quale è presa d'assalto da una massa di delinquenti di cani arrabbiati, diciamo, incredibili, perché ha messo il ditino, ha messo il nasino in un letamaio che si protrae a Roma dal 4 giugno 1944, data dell'ingresso della mafia a Roma. Questo letamaio che poi ha posseduto non solo più solo Roma, ma oggi vediamo anche la Presidenza della Repubblica. Esattamente, piano piano, ovviamente si è impossessata, bene d'accordo con chi di dovere, si è impossessata ovviamente del potere reale. Oh, tra parentesi, proprio ieri mi veniva ricordato che su Rai 3, in un programma di Rai 3, hanno raccontato come fin dal 1989 il controllo dell'economia edilizia, che è l'economia portante di Roma, è stato dato sempre ai costruttori, i quali costruttori si sono distinti proprio per aver fatto un cazzo, per aver derubato sistematicamente il sacco di Roma. Esattamente, il vero sacco di Roma. Cioè, immaginare altro che all'Arrigo, all'Arrigo era un gentiluomo, era un vero signore, capito? I Lazzichenecchi si sono limitati a violentare un po' di donne e ammazzare un po' di persone e attaccare giustamente la pestilenza ai romani, ma queste sono cose dettagliate minimali, perché non ci risulta che una sola abitazione sia stata toccata, no, dai Lanzichenecchi, certo. Avevano altre cose da pensare. Allora, l'elemento cardine è tale Caltagirone, un nome, una località, un mestiere, una modalità di rapportarsi, no? Una garanzia! Soprattutto. Allora, io vorrei aggiungere semplicemente questo, siccome Caltagirone rappresenta buona parte degli interessi economici, finanziari. Sì, ma non mettiamoci solo la Caltagirone, mettiamoci anche mezza Roma, meno, gli altri che sappiamo. Meno. Parnasi, tanto per dire. Ecco, Parnasi che adesso è imbufalito con la Raggi, ed è lui che la fa attaccare, sì, prevalentemente, proprio per il fatto che vorrebbe costruire il suo nuovo stadio. Sì. Con i soldi pubblici, però. Sì, sempre con i soldi pubblici. No, lui deve solo incassare. No, ma io, a me andrebbe bene uno stadio dove il buon Parnasi, no, deve scontrarsi con le belve. Però io lo farei subito. Lo stadio, i primi giochi, i costruttori che si scontrano con le belve. Certo. Ma ricordiamoci, come dicevo, che da buon intenditore noi lo sappiamo, un grande come è stato appunto Caltagirone, com'è Caltagirone, rappresenta in realtà l'economia finanziaria di sua. Non scordiamoci Arfio! Arfio! Arfio, io l'ho scoperto di recente, non lo sapevo, guarda, è una stranezza, ma vedi, andando a spigucciare, porta il nome del nonno. E chi è stato il nonno? Uno degli infami che hanno fatto l'attentato di Via Rasella. Non a caso, per caso, Arfio. Allora, non a caso anche questi marchini
sono stati per sempre e sistematicamente i costruttori che hanno costruito, hanno distrutto, hanno, come si dice, hanno distrutto intere zone bellissime. Per conto del Partito Comunista, quello che oggi continua a sbraitare perché i grillini gli stanno portando via piccolissime fette di potere economico. Quindi, ripetiamo, questi signori rappresentano, vi ricordate, cari amici informati, la Immobiliare? La Immobiliare era, no, era il sistema di controllo economico-finanziario da parte della Chiesa. La Immobiliare gestiva i tre quarti degli immobili romani e questa Immobiliare oggi è passata nelle mani degli altri costruttori, ma alla fin fine c'è sempre dietro Santa Madre. Santa Madre Chiesa. Esattamente, Santa Madre. Quindi adesso ve l'ho detto e continuiamo a illustrare per quale ragione ce la prendiamo con la Raggi, perché questo allora, la si accorge da poco, però non è tu, una, puoi. È una poveretta che non ha capacità e non ha capito in che contesto si trova. Appunto. Non si è resa conto della responsabilità che si è assunta. Ma soprattutto, senza andare troppo a vagare come è stato possibile che fosse eletta una nullità come la Raggi, qui noi andiamo qui a toccare, diciamo, il punto fondamentale della rivolta grillina, se vogliamo chiamarla rivolta, che in realtà è tutto perché è una rivolta, perché è partita dicendo armiamoci e andiamo a combattere, dopodiché gradualmente si è smorzata nel giro di poche settimane o forse appena mesi. Dobbiamo dire che è resistita contro l'attacco dei cani arrabbiati, e in ogni caso anche oggi sta resistendo, seppure lasciando alcune posizioni. Però volersi presentare come rivoluzionari che vogliono abbandonare qualunque metodologia fino adesso diciamo intrapresa dalla politica romana e nazionale, manifestandosi alla popolazione come la parte onesta della popolazione stessa che vuole diventare protagonista nelle decisioni e quant'altro, e poi si va a perdere in queste cazzate abominevoli di una bassezza morale unica o demenzialità morale, non lo so che cosa sia. Bisogna spiegarlo. Ma insomma, allora qui facciamo riferimento all'articolo 28 della Costituzione del 54. Il 28 dice: i funzionari, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Oppure, articolo 54, tutti i cittadini hanno dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le costituzioni e le leggi. I cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. E poi lo Statuto di Roma Capitale, capo terzo, organi di Roma Capitale, articolo 15, amministratori capitolini, comma 1. Gli amministratori capitolini, nell'esercizio delle funzioni della loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialità, al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione dei propri dirigenti. Quindi che cosa dice? Che te devi comportare bene. Il tuo comportamento deve essere inattaccabile, irreprensibile. E invece qui vediamo che cazzo fa sta signora. Allora, la signora dice... Non solo lei, lei tutti gli altri. E tutti gli altri. Allora, qui c'è un articolo a firma di Luca Romano, che scrive su, mi sembra, Il Fatto... No, su Il Fatto Quotidiano. Sì, ho l'impressione che sia Fatto Quotidiano. La nuova... Ora, gli unici giornali da leggere sono Il Fatto Quotidiano e La Verità, eccola qua. Una nuova bufera si abbatte su Virginia Raggi. Molti utenti, soprattutto romani, hanno notato che il sindaco di Roma abbia rinunciato alla comunicazione istituzionale sul sito del comune per sfruttare invece lo spazio del blog di Beppe Grillo. Come ha sottolineato il portale romafaschifo.com, il sindaco parlerebbe della sua attività nella capitale attraverso i blog del leader pentastellato, che fa riferimento alla Casaleggio Associati. Questa cosa, dice appunto questo diciamo sito, questa cosa che la sindaca comunichi gli affari
pubblici della città sul sito dell'agenzia privata a cui porta click e denari e semplicemente la denuncia si legge su Facebook. E noi, giustamente, siccome facciamo denunce a raffica, non abbiamo fatto, non abbiamo esitato né abbiamo voluto perdere l'occasione. E a far scoppiare il caso è stato il post pubblicato sulla pagina personale della Raggi, che riguarda proprio un'iniziativa del Comune di Roma contro il gioco d'azzardo, il che non è un qualcosa di banale, di secondario, è un fatto importante. Il post pubblicato ha questo titolo: Roma dichiara guerra al gioco d'azzardo, ma il link porta direttamente al blog di Beppe Grillo. Insomma, l'accusa al sindaco è chiara: usa la sua posizione istituzionale per riempire le casse della Casaleggio grazie alle news su Roma che portano click al portale pentastellato. E spieghiamo perché. Allora, esistono, ma lo spieghiamo dopo. E in questo caso, di certo, non si può più certamente dire che si tratti di comunicazione istituzionale, perché se è fatto su un blog privato non è istituzionale. Però, guarda caso, riguarda comunicazioni univoche su fatti che riguardano le operatività istituzionali. Gli atti del Comune di Roma. Allora, ecco quanto guadagna Beppe Grillo. Questo è un articolo del 2014, 25 aprile 2014, per cui siccome la situazione è ancora incrementata, sicuramente sarà di più. Un affare da 92 centesimi per 1000 spot, pari a 570.000 euro di entrate l'anno. Non è un'offerta pubblicitaria di qualche agenzia di social media marketing, è un po' spaccona, ma è quanto riesce a raccimolare annualmente il blog di Beppe Grillo. A renderlo noto è un'inchiesta della Repubblica che, interrogandosi su quanto guadagna il sito dell'ex comico, ormai divenuto il segreto di Fatima Pentastellato, come l'ha definito il quotidiano, e non trovando risposta dai diretti interessati, Grillo e Casaleggio, ha deciso di mettere dall'altra parte della barricata. E il 10 aprile scorso è stato testimone diretta di una campagna pubblicitaria reale e pagata sul blog di Beppe Grillo, appunto. Ecco come è andata e che conclusioni empiriche si possono trarre dagli affari di Beppe Grillo S.P.A. Secondo il quotidiano, come parte degli spot nelle pagine di www.beppegrillo.it, è venduta con un'asta da Google AdSense e Google AdWords. I due servizi del colosso di Mountain View nel settore. Qualche inserzione, come quella di Coca-Cola, è stata venduta da Publi Limited, domiciliata in Irlanda e controllata da Gianluca Bruno, Francesco Di Cataldo e Emanuele Aversano. Che rapporti abbiamo con Casaleggio? No comment, ha detto il contattato per telefono di Cataldo, ha rivelato la Repubblica. Il nostro test è transitato sulla piattaforma di Google. È iniziato di prima mattina lanciando un ordine mirato ai banner sul blog. Si è chiuso poche ore dopo con questo bilancio: 125.351 impressions, vale a dire visualizzazioni singole sullo spot, acquistate per 115,3 euro, pari a 0,92 euro ogni 1000. Anche se non si hanno numeri precisi su quanto siano gli spot disponibili ogni anno sul blog, si sa, come rivela lo stesso Grillo, che il suo sito riceve dalle 500.000 alle 600.000 visite al giorno, il che sta a dire cifre compatibili con i dati di Google Mountain View, ha continuato il quotidiano, che probabilmente conosce all'unità la cifra reale, una stima di offerta di 50-100 milioni di spazi pubblicitari al mese, pari a un fatturato per la Casaleggio Associati di 384.000, fra i 384.000 e i 768.000 euro l'anno, probabilmente assestato a metà strada a quota 570.000. Numeri che ovviamente vengono smentiti. Se io e Grillo avessimo voluto fare i soldi, ci saremmo tenuti 42 milioni di rimborso pubblico ai partiti, ripete come un mantra Casaleggio, solo che dimentica di dire che non li possono prendere quei soldi, non perché non vogliono, ma perché non hanno la configurazione politica di partito politico, ma è un ente privato, ricordiamocelo sempre. Esattamente. È chiaro? Quindi non può avere adito a finanziamento pubblico. Come mi ha ricordato un amico napoletano proprio l'altro ieri, e questo è molto importante, perché dietro a tutte queste operazioni c'è il business, un elemento fondamentale che è il marketing. Gli uomini del marketing sono dei falsari.
sono dei falciani, come i preti. Endogeneticamente falsi, sono dei traviati, corrotti, sono putrefatti. Dei ma se noi pensiamo che i preti vendono un posticino a sedere in paradiso, ma scusate, ma vi rendete conto? E per 2000 anni hanno continuato a vendere strapuntini a sedere in paradiso. Pensate voi, no, con donazioni varie, minimo 8 per 1000 annuale. E a che cifre? Poi in più c'è l'8 per 1000, poi c'è il 5 per 1000, poi c'è sto cazzo per 1000. Ma la versione della Repubblica è un po' diversa, visto che con i suoi ricavi il sito supporta se stesso, ipse dixit lui, Casaleggio NDR, ne ha fatto il vertice di una catena di Sant'Antonio che moltiplica come pani e pesci gli spot disponibili. E infatti, secondo il quotidiano, basta digitare www.beppegrillo.it e sullo schermo appare una serie di link che rimandano a due aggregatori di notizie privati, ovviamente, della scuderia Casaleggio, e cioè Zezé.it, dove ieri brillava la pubblicità di Ford e EasyJet, e La Fucina o La Fucina.it. Zezé, nata da poco, ha scalato la classifica di Alexa, che è uno di quegli contrattualizzatori del web che pagano per e controlla. Alexa controlla e conteggia, diciamo, gli affari. Ma guarda che buona parte delle persone, quelle che conoscono appena che cos'è il web, queste cose non le capiscono, non le immaginano, non gli viene nemmeno in mente. Quindi tu dovresti spiegare leggermente qualcosa. Poi ci arriviamo. Allora, nata da poco, ha scalato la classifica di Alexa, arrivando al 174esimo posto in Italia, ovviamente, e La Fucina è al 118esimo posto. La controllata Amazon certifica pure il cordone ombelicale che unisce i tre siti della galassia. Quindi questo richiama al cordone, mi ricordo il cordone di altri, no? Mm-hmm. Che tu sai, se vuoi andare in paradiso, Bacia, devi tirare il cordone. Esatto. Mentre, dicevo, per Zezé la quota è al 35%, con un altro 37% del social network. Tutto fieno in cascina. Leggi entrate pubblicitarie per la Casaleggio e associati. Ah, povera Italia, quanto sopra descritto sembrerebbe ravvisare un tornaconto personale o comunque un interesse e o ingiusto vantaggio patrimoniale di un entourage ben definito di sodali. E quindi, tutto ciò premesso, chiediamo la punizione e la sanzione a questo comportamento molto discutibile. Esattamente. Allora, non prendono i soldi con la corruzione, ma li prendono con i minchioni. Allora, spiego alcune cose, come diceva appunto Giorgio prima. Tutto parte dalla configurazione stessa della rete. La rete è fatta mica per fare un piacere ai ragazzini che devono chattare 24 ore su 24, no? È fatta per fare soldi. È fatta principalmente, oltre che per altre anche giuste e valide motivazioni anche. Ma è anche una cosa valida, se non ci fossero questi soldi non avremmo la possibilità di avere informazioni alternative. E certo, diciamo. No, quindi ci sono anche dei vantaggi, insomma, no? D'altra parte, come quando è stato inventato il coltello, serve per tagliare il pane e per ammazzare la gente, e anche l'energia atomica serve per far andare i generatori elettrici o per ammazzare la gente. Tutte le stesse cose, l'internet, il web è stato per creare plus valore attraverso varie forme nuove di lavoro o per ammazzare la gente, è sempre quello, i due limiti, i due estremi sono sempre anche il lato per ammazzare la gente e il lato per lo sviluppo economico dello strumento. Allora, che cosa succede? Succede che quando è stata inventata la rete, praticamente sono stati fatti degli investimenti stramiliardari, ci sono società tipo per esempio la Interroot, che nessuno conosce, pochissimi, che ha 21.000 chilometri in Europa di fibra ottica, 21.000 chilometri distribuiti fra Olanda, Germania, Francia, Italia, Spagna e Inghilterra. Tanto per dirne una, no? Ma ci sono altre aziende del tutto conosciute, ma sconosciute alla massa. Non le avete mai sentite nominare nemmeno una volta. E non le sentirete mai. I soldi si fanno
al chiuso. Esatto, e quindi questa gente qua detiene il controllo delle backbone, si chiamano backbone, cioè le dorsali. Le dorsali, allora, tutti pensano che chissà come funziona. Funziona così, ci sono dei fasci di cavi che contengono anche fino a 10.000 cavi ottici, fibre ottiche, anche di più a volte. Ciascheduna. E ogni fibra ottica permette il passaggio in contemporanea di anche 100.000 comunicazioni contemporanee su quello stesso filetto grande come un filo di capello, per una serie di meccanismi che non sto a dire, entriamo proprio nel dettaglio. Che non serve che si sappia. Quindi quando uno fa un investimento di quella dimensione, intanto chi può fare investimenti di quella dimensione sono un centinaio di aziende al mondo, forse, ma forse neanche. E queste società creano quindi un, diciamo, qualcosa che è fuori dello Stato, è fuori del controllo degli Stati, ed è qualcosa che domina il controllo della comunicazione degli Stati. Ecco perché, fra le altre tante cose, è possibile controllare i governi. Altro che quei due cialtroni scalzacani che hanno trovato l'altro ieri. No, ma il bello, scusami che intervengo, che è molto interessante. Allora, hanno creato una specie di, che ne so, di boom informativo, no? Sulle vicende di due personaggi, un fratello e una sorella, che sarebbero degli spioni che hanno spiato, ma ti immagini a spiare Renzi? Io capisco che avessero spirato tu, Putin, no, o Banana, ti immagini, quelli si fanno spiare. No, capisco che avessero spiato il Papa, il Papa sotto le mutande del Papa, non so, oppure avessero nascosto, oppure no, ma poi voi ricordati che noi abbiamo ciao qui, ciao qui, mica scherzava, ciao qui era lì, ciao qui era lì, no, meglio di questi comunque sicuro. Pensavo che loro avessero spiato le scappatelle di Maria Elena Boschi, che dici? Invece no, hanno spiato Monti, ma cioè, dico, ma ti rendi conto? Cioè, un cretino totale, che tra l'altro La posta di Renzi, la posta elettronica, una delle tante caselle di posta elettronica di Renzi, chiariamo bene. Renzi insieme ad altri più o meno 20.000 personaggi più o meno importanti. No, ma il bello che poi dice, ma che cosa avete scoperto? E c'era scritto fesso chi legge. A quel livello. Ma che razza. Il livello è quello. No, poi la cosa più bella dice, aspirante gran maestro della massoneria. Aiuto. La Madonna, me coglioni. Come siamo caduti in basso. Me coglioni, aspirante. Ti immagini se non ci fosse stata la massoneria. Manca solo l'Opus. La prossima scoperta degli spioni, no, ci sarà per fare il paragone, un componente dell'Opus Dei. Per fare il paragone con Assange, che quello è veramente un hacker. Ma non puoi paragonare sta merdaccia. Quello è uno che ha tirato fuori dai più segreti archivi internazionali 1.250.000 documenti documentati e importanti. Veri. E soprattutto importanti. E adesso, visto che è una persona onorevole, ieri si è offerto di consegnarsi agli americani pur di salvare la vita a quell'amico che l'ha aiutato, che è stato condannato all'ergastolo. Non so se l'hai sentito ieri. Non l'ho sentito, questo. E quindi questo. Io mi auguro che gli americani non accettino. No, ma lui l'amico andrà all'ergastolo e Assange continuerà a tirare fuori i documenti. Certo, mi auguro che sia così. Ma aspetta, ce ne sono nel frattempo nel cassetto altri 250.000 circa che stanno cercando di vedere se li sono persi o se ce l'ha invece Assange, che diventerebbero quindi circa 1.500.000 nascosto nello stipolo, il solito stipolo. Allora, questo per dire che veramente la comunicazione ufficiale è diventata di una demenzialità paranoide, come ha detto lui, un delirio delirio fuori da ogni logica. Il nostro il gran maestro della massoneria, che tra l'altro è una cima di intelligenza eccezionale. Il nostro ho sbagliato.
il grande e gran maestro del grande Oriente d'Italia, perché come i nostri amici sicuramente sanno, di massinerie in Italia sono 15-20 mila, quindi perché gli italiani hanno questo gusto, no? Facciamo una loggia. vabbè, allora no, volevo dire... Anzi, fanno il loggione, vanno a applaudire al loggione. Beh, il discorso quindi è molto ampio, ma diciamo solo per contenere dentro certi ambiti, per tornare al discorso di Grillo. Ci sono quindi queste multinazionali importantissime, ricchissime, che hanno investito miliardi di euro, ma non qualche miliardo, qualche decina di miliardi di euro, per non dire anche qualcuna, forse anche un centinaio di miliardi di dollari o di euro, che hanno messo in piedi, diciamo, questa struttura di backbone, dove tutti quelli che chiamano da qualunque destinazione in giro per il mondo devono passare da lì, perché le comunicazioni via internet non vanno da punto a punto, tranne quelle particolari, point to point, che è in formato FTP, che insomma è un po' complicato entrare nel mezzo, ma insomma in quel caso lì c'è un contatto, io chiamo quel numero lì e mi risponde Giorgio, no? Ma quando tu vai su internet e cerchi un'informazione, l'informazione, prima che magari tu non te ne accorgi, parliamo di microsecondi o al limite di decimi di secondo, ma in decimi di secondo quella ricerca di quel pacchetto di richiesta di informazioni fa il giro magari di 20 volte il giro per il mondo, fa 200.000 chilometri. Come avrete visto molte volte, cari amici, basta che voi mettete un nome e cognome, vi esce sempre fuori qualcosa. Questo parlo non un nome e cognome solo per avere l'indirizzo di uno stronzo, ma nome e cognome di un autore, di un giornalista, di un autore di un articolo, qualcosa c'è sempre fuori, un qualcuno che abbia fatto qualcosa. Comunque, io proprio l'altro giorno parlavo con un amico... Noi non scordiamoci che come Alba Mediterranea abbiamo circa 22.000 siti dove siamo nominati. Esattamente. Dove siamo presenti. 22.000 server dove siamo presenti. Esattamente. Non siti, siti. Allora, per tornare al discorso, quindi c'è questo, diciamo, viaggiare attraverso i canali delle fibre ottiche o di rame, dei doppini di rame o di qualcos'altro, c'è un accordo internazionale. In Italia questo lo custodisce, lo gestisce quant'altro l'autore delle telecomunicazioni, che prevede delle normative sia nazionali che internazionali, e queste normative praticamente funzionano come quelle che nell'Ottocento funzionavano per gli scambi dei treni internazionali. Quando il treno viaggiava, quello italiano viaggiava in territorio francese, facevano il calcolo di quanti chilometri avevano percorso in Francia. A fine mese le ferrovie francesi dicevano alle ferrovie italiane: oh, guarda, tu hai fatto 500.000 chilometri in Francia con i tuoi treni, io in Italia ne ho fatti 300.000, mi devi dare la compensazione. Funziona così. Quella compensazione viene definita internazionalmente con una quantizzazione in base ai minuti e quant'altro, altri parametri di calcoli. Quindi tutto si riduce a uno scambio di soldi, di compensazione mensile, che queste compagnie si interscambiano, e viaggiano miliardi di dollari, miliardi di euro attraverso queste vie, diciamo così, virtuali, compensative virtuali. E quindi quei soldi lì poi vanno ripartiti. Una parte di quei soldi vanno anche per la gestione dei siti attraverso varie società, non so a dire. Quindi tutti i, per esempio, i 120 milioni di SIM che stanno in Italia, più o meno 120 milioni di SIM stanno, e circa 25 milioni, 30 milioni di collegamenti ADSL o quant'altro in linea fissa, alla fine del mese tutti pagano i loro 10, 20, 30, 40 euro al mese, 50, quelli che siano, 60 milioni di cittadini avranno, che ne so, 30 milioni di contratti, 40 milioni di contratti, danno per ogni contratto 10 euro, sono 500 milioni al mese che pagano, ho fatto bene il calcolo, no? Mi sembra un po' poco,
è moltiplicato per 10. Sì, 500 milioni, diciamo. 500 milioni al mese, quindi significa 6 miliardi l'anno. Di euro, 6 miliardi l'anno, più o meno, 5-6 miliardi l'anno. Questi 5-6 miliardi l'anno vengono suddivisi in vari, diciamo, bocconi, e uno dei bocconi va anche ai gestori dei siti che fanno un accordo con, abbiamo visto, AdWords l'altro adesso non mi viene in mente, che ti remunera in base a quanti click fai. Ma non è perché sei simpatico, perché quei click a loro significano soldi, anche per loro. Certamente. E quindi hanno tutto l'interesse a incrementare quanto più possibile il numero di persone che va per internet a cliccare qualunque cosa. E quindi quale soluzione migliore per un uomo di marketing che inventarsi un partito col quale avere successo e indurre i propri aderenti a cliccare? Allora, in tutto questo business, lì ovviamente non l'ho potuto dire, perché le querele sono una cosa seria e rischi sempre una controquerela, ricordiamolo agli amici che non è che fare una querela è una passeggiata di salute, insomma, no? E quindi rischi in qualunque momento, come ci è capitato tante volte, una querela per diffamazione, e quindi ti devi poi sorbire un processo, che poi dopo magari dimostri pure che c'hai ragione, ma insomma comunque è sempre un bel fastidio. Cioè, fatto sta che... oddio, ho perso il filo, che stavo dicendo? No, appunto, stavi parlando di questa cosa. Tu stavi parlando della faccenda di se stessa e delle ragioni che noi abbiamo portato e perché ci hanno spinto. Quindi, ecco, non ho detto tutto, perché ovviamente non è probabile, deve essere documentabile quello che dici. Così, en passant, molto, diciamo, cautamente, si può presumere però che Grillo, attraverso queste varie forme di lavoro, attraverso i suoi siti e, diciamo, di convogliamento del favore sulle sue battute, sulle sue uscite e sulle sue informazioni pubblicate anche dalla signora Raggi, come da molti, anche molti politici di varia natura facenti capo al Movimento 5 Stelle, ricordiamoci che questi soldi quindi possono portare vantaggi, e pare che questi vantaggi qualcuno adombra che possa arrivare anche attorno a 10 milioni di euro l'anno. Quindi non parliamo di bruscolini, come si dice a Roma, parliamo di cose serie. Ecco, e quindi questo per concludere, insomma, lo scenario, ecco, e diciamo definire la questione. Ovviamente adesso speriamo che finalmente un procuratore si degni di accogliere queste nostre denunce e qualcosa si muova, perché in effetti pare che quella sulla firma del contratto fasullo è uscita fuori, è uscita fuori, c'è il processo in corso. Sì, quindi sì, processo, però giustamente è stato obiettato che praticamente è molto importante, è il contratto che è illegale, certo. Non è illegale l'elezione, perché no, è vero. Quindi, certo. Quindi, però è importante il fatto che noi abbiamo denunciato l'illegalità di questo contratto che prima delle elezioni, esattamente, esatto, che dovrebbe sparire presto, ci auguriamo, perché è un contratto visto, vissuto, preparato da uomini di marketing che considerano un'azienda privata, massimo rispetto per questi che sono stati eletti, perché francamente senza di loro in questo momento, e io che queste battaglie le faccio da qualche decennio, so perfettamente quanto sia difficile, grazie a loro un minimo spiraglio, ma proprio un minimo di decenza in questo paese schifosissimo ne è uscito fuori. No, però è una presa di posizione. Ci sono dei contratti che non vanno assolutamente accettati. Infatti abbiamo letto, ma è un contratto nullo in sé questo qua, abbiamo, è contro legge, quindi. Abbiamo letto degli articoli sui giornali in cui alcuni esponenti si sono veramente ribellati. Prima non lo sapevano, perché un momento io dice firma sto contratto, uno piglia e firmava di fronte all'opportunità di essere ragazzotti, poi magari esattamente, però la faccenda è questa,
che ricorda sempre il fatto che le persone che stanno dietro a questo movimento vivono se stessi come uomini di marketing e considerano i propri, no, i propri vicini agenti di commercio. Agenti di commercio. E poi, come chiedevo io anche prima, a che titolo, no, uno come Grillo va a trattare con, come si chiama, Farage, no? A che titolo? Ma è eletto? Non è, è stato eletto capo del partito? No, non ho mai state fatte le votazioni per eleggere Grillo. E lui va a trattare con Farage. Ma insomma, io non lo so, poi è andato a trattare con quelli con i liberali, l'hanno cacciato via, hanno preso, calci sulle palle. A male parole, hanno fatto bene. Dice, ma tu chi sei? Io mi auguro che gli abbiano detto, scusi, lei chi è? No? Oltre a essere un ex comico, un personaggio notevole dell'apparato teatristico mondiale, ma lei chi è? Che chi rappresenta? Capisci? Ma proseguiamo. Allora, questa è un'altra denuncia depositata oggi, ed è la seconda, ed è riguardante un mio fatto personale che però è indicativo di un modus operandi che giustamente noi abbiamo letto in precedenza in questo capitolo qui, che è uno dei tanti capitoli che sono scritti in questo bellissimo libro. Allora, io mi auguro che qualcuno del comune di Formello veda questa denuncia e mi porti sotto processo per diffamazione, perché così andiamo sicuramente sotto processo e poi vediamo se io racconto bagianate o se queste mie denunce corrispondono a verità o meno. La denuncia che è stata presentata anche dal sottoscritto nella sua veste di presidente di Assoconsumatori. Allora, contro il direttore generale del comune di Formello, dico anche il nome, dottoressa Italiana Vitale, il sindaco del comune di Formello, architetto Sergio Celestino, il direttore dell'ufficio tecnico urbanistico del comune di Formello, ingegner Federico Vittori. Perché? Perché, allora, vi faccio vedere prima due cose. Io ho una diatriba in corso con il comune di Formello.